Cari amici, buongiorno, buona giornata e buon fine settimana a voi tutti in questo primo weekend di ottobre, sabato 3 ottobre 2010, sono le ore 9:20 minuti primi. Parliamo di pallacanestro maschile. In questo giovedì e venerdì si sono disputate le prime partite di Eurolega maschile proprio ieri sera. Alle ore 20 e 20 e 30 in terra bavarese, l'Olimpia Milano ha battuto il Bayern Monaco per 81-79, dopo aver terminato il quarto periodo sul 70 pari, quindi insomma, una vittoria di 2 al supplementare, insomma, ti mette comunque soddisfazione, ovviamente ti fa anche riflettere, visto che Milano sarà impegnata settimana prossima di venerdì alle ore 20:45 in terra, a casa sua praticamente, contro Lyon Villeurbanne. Per quanto riguarda la top 3, Baldwin del Bayern 18 punti, Delaney di Milano 17, Heinz Milano 16. Certo, come per ogni sport, la prima giornata ovviamente ha un risultato a sé. È ovvio, se parti bene è buono. Tenendo conto, vediamo un po'. Allora, il Lyon Villeurbanne. No, il Lyon Villeurbanne la prima l'ha persa, vediamo, la prima l'ha persa in casa del Valencia 65 a 63. Quindi chiudiamo il video, però dandovi l'appuntamento a più tardi per quello che avevo già detto ad inizio settimana di fare video recensione sia di Raw che di NXT che di SmackDown, quindi datemi il tempo giusto di vedere la puntata di SmackDown, poi la recensiremo assieme. Quindi ribadiamo, la prima giornata di Eurolega, l'Olimpia Milano batte in terra bavarese il Bayern Monaco ai tempi supplementari 81-79, dopo aver finito il quarto periodo su 70 pari. Buon proseguimento di giornata a tutti, hasta la viga, hasta la vista e a presto amigos, alla grande, ciao!